quella tragedia di quel giorno, il maresciallo maggiore Vito Papa. Sono schierati i reparti dei carabinieri di stazione, la rappresentanza di carabinieri di Foggia al comando di un sottufficiale, la banda città di San Severo diretta dal maestro Antonello Ciccone, la rappresentanza delle associazioni combattentistiche d'arma con le bandiere, il gonfalone della città di San Severo. Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola Lorenzon, saluta i reparti schierati e le rappresentanze civili e religiose. Reparto di formazione, azzetti! Presentati! Onori al comandante provinciale dei carabinieri di Foggia! Il maresciallo maggiore Vito Papa era il comandante della stazione carabinieri di Longarone, Belluno, quando il 9 ottobre 1963 si consumò una delle tragedie più immani del dopoguerra. Nato a San Severo il 21 luglio 1917, figlio di un ferroviere che prestava servizio presso la stazione di San Severo, entrò nell'arma e ventenne ammesso alla scuola centrale di Firenze dei carabinieri. A Longarone era arrivato proprio nel 1963, anno della tragedia, insieme alla moglie Ida Malenk di 43 anni e alla figlia Rosalba di 15, tutti e tre uccisi dall'inondazione. A raccontare le paure di Papa, la figlia del comandante della stazione carabinieri di un paesino limitrofo a Longarone, Rita Cannizzaro. Mio padre, racconta in una testimonianza, comandava all'epoca la stazione carabinieri di Ponte nelle Alpi. Il suo territorio confinava per un tratto con quello di Longarone. Pochi giorni prima del disastro, i miei genitori andarono a Longarone a salutare lui e la moglie. Mio padre ricordava di averlo trovato sul balcone della caserma, intento ad osservare con aria preoccupata la diga che stava esattamente di fronte. Non mi piacciono tutti i rumori, gli scricchiolii, i boati che vengono da lì. Succederà qualcosa di disastroso, disse a mio padre. Fu la prima vittima ad essere ritrovata, a poche centinaia di metri dalla caserma di Ponte nelle Alpi. Furono 1069 le vittime del Vajont, tutte sepolte nel cimitero monumentale di Longarone. Tante lapidi per ricordare le vittime della sciagura. Papa e la sua famiglia riposano invece nel cimitero di San Severo. Subito dopo il recupero delle salme, i resti della famiglia del maresciallo vennero trasferiti nella nostra città ed il 15 ottobre 1963 venne celebrato il funerale. Il giorno dopo i feretri furono tumulati nella Cappella dei Celestini, dove tuttora si trovano. Alla sua memoria è intitolata la locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di San Severo. Si procederà ora allo scoprimento dell'intitolazione della strada, avvolta da un drappo tricolore, da parte del sindaco della nostra città Francesco Miglio, da parte di Antonio Vitelli, nipote del maresciallo maggiore Vito Papa, nonché dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Lorenzon.
La strada, benedetta dal parroco Monsignor Mario Cota, è stata realizzata grazie alla richiesta della locale Associazione Nazionale Carabinieri Maresciallo Maggiore Vito Papa, con la partecipazione corale dell'amministrazione comunale di San Severo, che con delibera di giunta numero 164 del 23 settembre ultimo scorso, proposta dall'assessore a ramo dottoressa Valentina Stoccola, ha deciso di intitolare una strada al concittadino maresciallo maggiore dei carabinieri, comandante della stazione di Longarone, Belluno, deceduto unitamente alla famiglia nella tragedia del Vajont il 9 ottobre 1963. Si procederà ora alla deposizione di una corona presso la targa toponomastica. La deposizione della corona è a cura della polizia locale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Ascoltate la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dei. Passando infatti, osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Signore Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra,
non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo, andando come attentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di lui stirpe noi siamo. Parola di Dio. Ripetiamo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Abbiamo ascoltato la parola di Dio camminando per le strade, camminando per questa strada, cerchiamo di avere riferimento a Dio e trattiamolo come la nostra guida, il nostro pastore. E se incontriamo gente che non ancora lo conosce, sia nostra cura parlare anche di Dio, o soprattutto di Dio. Ora rivolgiamo la nostra preghiera solidale al Signore Gesù, che è nostra via e nostra meta. Diciamo insieme: guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua misericordia. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Genezaret e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi in mezzo alle tempeste del mondo. Guida i nostri passi, o Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li precede e li accompagni, perché superata ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri a tutti e soprattutto a coloro che hanno favorito questa iniziativa. Auguri all'Arma dei Carabinieri, a tutte le autorità. Auguri a tutti coloro che passeranno per questa strada. Thank you.
Si procede alla lettura della preghiera del carabiniere. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Prende la parola il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Illustri autorità, consentitemi innanzitutto di porgere il saluto della città di San Severo all'Arma dei Carabinieri, in primis al comandante provinciale, da poco insediatosi, da poco entrato in carica, a cui facciamo i migliori auguri di servire questa terra che ha bisogno della loro presenza, della presenza dei carabinieri, delle forze dell'ordine, dei presidi di legalità. Ci auguriamo che questo periodo, questi mesi futuri, anni futuri, possano essere di collaborazione strettissima tra tutte le articolazioni istituzionali, ben compresa l'amministrazione comunale. Consentitemi altresì di rivolgere il mio saluto e il mio ringraziamento per quello che fanno per la mia città, per la nostra terra, anche alla Guardia di Finanza, qui rappresentata dal tenente colonnello Antonio Stoico, e alla Polizia di Stato, rappresentata dal dottor Claudio Spadano. A loro il sentito ringraziamento della cittadinanza per tutto quello che stanno facendo in questi anni, in questi mesi, e i cui frutti si stanno vedendo in maniera evidente ed inequivocabile. Così come saluto anche il comandante della Polizia Locale, Ciro Sacco, e tutti gli amministratori comunali, nonché l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che come te stessi ricordava è intitolata a questo concittadino servitore dello Stato, Vito Papa, figura che è deceduta 56 anni fa, probabilmente caduta nell'oblio del tempo. E bene ha fatto l'assessore alla toponomastica Valentina Stocola a proporre alla giunta e all'amministrazione comunale di riportare nella memoria e nel ricordo dei cittadini sanseveresi questa figura che probabilmente ai più non era neppure conosciuta e che invece, in conseguenza della intitolazione di questa arteria stradale, avrà la conoscenza di tutti i cittadini sanseveresi, così come merita. Perché lo dico soprattutto ai bambini presenti, Vito Papa era non solo un carabiniere, non solo un sanseverese. Vito Papa è stato in quell'episodio, cioè della catastrofe del Vajont, un vero e proprio eroe. Perché come poc'anzi si ricordava, lui aveva avuto esatta percezione del pericolo. Aveva capito che qualcosa di tragico stava per avvenire. Umanamente sarebbe stato comprensibile l'allontanamento suo, della sua famiglia, dal posto in cui prestava il suo servizio.
umanamente ognuno di noi l'avrebbe compreso, ma invece la levatura umana istituzionale di quest'uomo ha fatto sì che lui, nonostante avesse avuto percezione di quello che stava per avvenire, è rimasto sul suo posto di lavoro, al servizio della sua comunità. Cioè, il suo alto senso di responsabilità è stato prevalente e predominante rispetto all'umano sentimento di paura. In quel momento ha messo da parte la paura e si è ricordato di essere un carabiniere, si è ricordato di essere un uomo delle istituzioni, si è ricordato di essere un servitore dello Stato, ed è stato quello l'unico pensiero che ha avuto in quei momenti. Allora questo è un grande insegnamento che non poteva andare perduto. Ecco perché ai bambini dico: da Vito Papa, dal maresciallo maggiore dei carabinieri Vito Papa, oggi l'insegnamento che resta a noi è quello del senso del dovere. In ogni cosa che si fa, adesso voi siete degli studenti, degli scolaretti, in futuro sarete qualcos'altro. Orbene, qualsiasi cosa nel prosieguo della vostra vita voi sarete, svolgetelo sempre con alto senso del dovere, non avendo mai paura di nulla, nel momento in cui la vostra coscienza vi dice che state facendo la cosa giusta, che state facendo la cosa che è dovuta. Allora Vito Papa ci dice, l'insegnamento che ci lascia è quello che la paura, che è un sentimento umano legittimo e comprensibile, deve essere sempre soccombente rispetto al senso del dovere, rispetto all'espletamento delle proprie funzioni. L'augurio quindi che faccio a voi bambini, a ognuno di noi, è che quando si è convinti di essere nel giusto, di perseguirlo con ostinazione e con determinazione, non avendo mai paura di nulla, non temendo alcun ostacolo si possa frapporre al perseguimento dell'obiettivo che in quel momento è giusto. E allora sono davvero lieto questa mattina di presenziare a questa intitolazione a Vito Papa, al maresciallo maggiore Vito Papa. Sicuramente oggi il suo nome sarà conosciuto ad ogni sanseverese, probabilmente fino all'altro giorno lo era un po' di meno, perché sono passati molti anni dalla sua dipartita, e quindi, come è giusto che sia, probabilmente soprattutto alle giovani generazioni il suo sacrificio e la sua figura non erano note in maniera adeguata. Adesso invece lo saranno ad ogni cittadino, da quello più anziano anche a quello più giovane. In ultimo, consentitemi di rivolgere un saluto e un affettuoso abbraccio, che vorrei che voi accompagnaste con un applauso, al papà del maresciallo maggiore Vincenzo Di Gennaro, al Luigi Di Gennaro, che questa mattina è qui presente insieme alla compagna di Vincenzo, un altro servitore dello Stato caduto nell'espletamento del suo dovere. Bene, bambini, cari cittadini, care cittadine, questi sono gli esempi e i modelli a cui noi dobbiamo ispirarci, in un tempo e in una società che invece ci offre esempi e modelli negativi. Dobbiamo far rifulgere sempre ed evidenziare al massimo quelli che sono i nostri modelli positivi, come il maresciallo maggiore Vito Papa, a cui è intitolata questa via, via Vito Papa, da oggi sino a sempre, per sempre, e il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, insieme a tutti i militari, gli uomini delle forze dell'ordine che sono caduti nell'espletamento del servizio, unitamente a un ringraziamento sentito, sincero, ai servitori dello Stato che
svolgono la loro funzione con la passione, con lo spirito di abnegazione, di servizio con cui tanti uomini e tante donne della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, svolgono con passione, con dedizione, e quindi mi è gradita l'occasione per ringraziarli di vero cuore e di offrire ancora una volta la piena, massima collaborazione dell'amministrazione che rappresento. Grazie. Il capogabinetto del Comune di San Severo, dottoressa De Santis, consegna al sindaco della città il drappo tricolore che avvolgeva la targa dedicata al maresciallo maggiore Vito Papa. Il sindaco la dona al nipote del maresciallo Papa, Antonio Vitelli. Prende ora la parola il comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, colonnello Nicola Lorenzon. Tanto riposo, grazie. Ehi, posso! Io desidero innanzitutto ringraziare la comunità e lei, signor sindaco, per l'accoglienza calorosa. Sono qui da pochi giorni, la prima volta che esco pubblicamente a San Severo e non mi aspettavo onestamente un'accoglienza da parte sua così calorosa. Avete detto tutto nella benedizione e sul discorso, signor sindaco. Sono parole corrette, toccanti, vere soprattutto. Al ricordo religioso del passaggio in questa via, al ricordo istituzionale a cui ha accennato il sindaco, volevo anche aggiungere un altro sentimento che deve percorrerci la schiena quando passiamo in questa via. È il pensiero della tutela dell'ambiente. Probabilmente all'epoca ancora le carte giudiziarie non sono tutte concordi, ma all'epoca probabilmente si è osato sfidare il territorio in maniera pesante. I frutti li conosciamo, 1049 morti e una strage con ferite ancora aperte. La nostra istituzione si è dotata di reparti investigativi ad hoc. Attualmente abbiamo, l'istituzione ha inglobato anche il Corpo Forestale dello Stato, sono diventati Carabinieri Forestali. Questo a conferma dell'attenzione moderna, attuale, nei confronti dell'ambiente. Mi fa piacere che in questa circostanza siano presenti anche i bambini, non solo, anzi, soprattutto per il ricordo di una figura istituzionale che si è immolata per il senso del dovere. Ha ricordato bene lei, signor sindaco, che lui aveva sentito, sapeva, immaginava, essendo uomo dello Stato e abituato anche a trattare cose della vita in un certo modo, a rendersi conto che qualcosa stava per succedere. Quello che poi le carte giudiziarie stanno dimostrando. Effettivamente fa parte del nostro DNA essere uomini, donne, non solo noi ma anche i colleghi della polizia, della finanza, uomini dello Stato che sono presenti. Non si tratta in questo caso di eroismi che hanno portato medaglie, non ci sono eventi particolari, atti di eroismo immediati, ci sono però atti di eroismo quotidiano che vorrei sottolineare che sono patrimonio comune degli uomini dello Stato in divisa e accomuno finanzieri e poliziotti. Persone che hanno deciso di servire lo Stato e di sottoporsi anche a trasferimenti propri delle famiglie pur di adempiere al loro dovere. Sono scelte, sono posti di lavoro, è vero, ma sono scelte che vanno confermate tutti i giorni. Il maresciallo Vito Papa ha confermato la sua scelta tutti i giorni ed è andato da qualche mese da lì ed è rimasto saldo al suo posto. Bene, la stessa saldezza abbiamo tutti noi, che spesso siamo estranei in un posto, arriviamo con il nostro carico familiare, con le nostre esperienze professionali, con il nostro carico emotivo in un posto
diverso da quello dove siamo nati. La maggior parte di noi è così. E anche chi vedete della zona torna dopo anni di servizio fatto in giro per il paese, addirittura anche all'estero, a servire la nazione. Ecco, quindi mi accomuno al pensiero che ha fatto il signor sindaco e vorrei che, oltre a ricordare, mentre passiamo in questa via, la figura del maresciallo Papa, oltre che avvicinarsi, non mi competerebbe dirlo, ma mi associo a quello che è stato detto durante la benedizione, avvicinarsi anche a Dio, ma ricordiamoci anche che viviamo in un territorio, tutta Italia, un territorio difficile morfologicamente. Mari, fiumi, laghi, valanghe sono all'ordine del giorno, in tutti i territori. Ecco, tuteliamo anche l'ambiente. Ricordiamoci, mentre passiamo in questa via, che la legalità passa anche per i piccoli gesti. In questo senso mi fa piacere che i bambini siano qui e possano ascoltare queste parole, nella speranza che sia di esempio non solo il senso del dovere del maresciallo Vito Papa, che è rimasto saldo, così come quello di tutti gli appartenenti alle forze di polizia che sono presenti nel territorio sempre, ma anche ricordiamoci che abbiamo un grande valore sotto i piedi e dobbiamo tutelarlo il più possibile. Grazie ancora dell'accoglienza e viva l'Arma dei Carabinieri. Il saluto alla massima autorità militare presente, colonnello Lorenzoni. Grazie a tutti e buona giornata.